Allora, se voi siete d'accordo, possiamo iniziare. Iniziare dalla esigenza che diciamo che il contagio, quindi l'evidenza epidemiologica, sta crescendo in queste ultime ore nella nostra regione. Si tratta praticamente in particolare dell'ultima settimana, dove i dati, escluso un giorno, lasciano un trend molto molto, diciamo, in ascesa. Dobbiamo sottolineare che a fronte di un trend fortemente in ascesa, il numero degli asintomatici resta molto prevalente, e dobbiamo sottolineare che diciamo, anche tra i sintomatici il ricorso alle strutture ospedaliere non sono tantissimi, però è chiaramente un numero, quello dei positivi, che è molto importante, ma soprattutto sta crescendo in maniera forte. Pensiamo che 20 giorni fa circa neanche avevamo 20-25 positivi ogni giorno, oggi abbiamo superato quota 300. Dobbiamo dire che il numero di tamponi che effettuiamo rispetto allo scorso mese di primavera è un numero di tamponi molto elevato, e che mentre nella primavera scorsa si arrivava nelle strutture ospedaliere o laddove era preposto il tamponamento per in condizioni, diciamo, di sintomatologia molto elevata, oggi si arriva a ricercare il positivo appunto risalendo ai contagi, risalendo a chi si è frequentato. È chiaro quindi che è un'azione diversa, però con un andamento epidemiologico come quello di questi giorni abbiamo ritenuto importante e opportuno mettere in campo tutte quelle azioni di prevenzione che possono essere importanti per evitare e rallentare, soprattutto per rallentare l'andamento epidemiologico e l'innalzamento del contagio, e mettere in condizione la nostra regione di poter usufruire, prevenire scenari peggiori, che noi vogliamo assolutamente evitare e scongiurare, perché riteniamo che la tutela della salute dei cittadini, la tenuta del sistema sanitario, la sicurezza del nostro territorio siano fondamentalmente le priorità a cui noi dobbiamo guardare. Insieme ad esse bisogna guardare anche ai risvolti negativi, devastanti, che potrebbe avere un nuovo lockdown sulle attività economiche. Quindi si tratta di una ordinanza, quella che firmeremo al termine di questa conferenza stampa, che è volta soprattutto a creare le condizioni per una vita più in sicurezza e soprattutto anche per non rendere vane tutte le altre iniziative che già finora sono state adottate. Quindi si tratta di un'ordinanza, dopo vi citerò i punti salienti degli articoli. Si tratta di un'ordinanza che vuole mettere in campo tutte le azioni preventive senza però andare a condizionare negativamente le attività economiche. E se voi siete d'accordo, io inizierei a citare tutte quelle che sono le iniziative che andremo a intraprendere. Sulla didattica a distanza, il problema non è la sicurezza scolastica, io ci tengo a sottolinearlo, il problema è che per raggiungere le scuole il trasporto pubblico locale non riesce a garantire il distanziamento. Il sovraffollamento degli autobus e dei mezzi di trasporto determina un potenziale rischio di contagio. Allora noi abbiamo deciso di limitare, di consentire la didattica a distanza per le terze, le quarte e le quinte delle scuole superiori, di farlo al 50% di queste classi. E siccome l'ordinanza ha una validità di poco oltre alle 3 settimane, vorremmo provare a mettere in campo tutte le nostre energie per cercare di potenziare quello che è il trasporto pubblico, il servizio del trasporto pubblico locale, cercando di capire se si riesce a colmare questo gap per poter poi ritornare, in base all'andamento epidemiologico e in base alle disponibilità di questo eventuale trasporto pubblico locale che noi potremo reperire, di poter ritornare alle lezioni in presenza per tutti, perché quello è chiaramente lo scenario che noi vorremmo vedere
E riteniamo, tra l'altro, questo lo dico, voglio ribadirlo con forza, che il problema non sono le lezioni in classe e la vita scolastica, ma il problema è risale tutto nell'accalcamento, nell'affollamento, nella sovraffollamento del trasporto pubblico locale. Poi ci sono misure per le attività economiche e riteniamo questo senso, abbiamo ritenuto di riprendere una disciplina che già c'era e che era stata messa in vigore qualche mese fa sull'apertura soprattutto dei centri commerciali e la grande distribuzione. Non si tratta di riduzione di ore, non si tratta di riduzione di giorni, ma si tratta di rafforzamento delle potenziali misure di sicurezza, che va da, noi avevamo una consentita, una persona ogni 8 metri quadrati. Oggi andiamo a consentire una persona ogni 10 metri quadrati, quindi bisognerà che all'interno delle strutture che abbiamo citato ci sia un maggior distanziamento, si indossi la mascherina, ci sia la sanificazione, il controllo della temperatura all'ingresso, e bisogna che all'interno delle aree comuni di questi centri non si vada a consumare cibi e bevande, perché per consumare cibi e bevande ci si toglie la mascherina e quindi si può innescare un pericolo di contagio. Si raccomanda chiaramente anche la sanificazione di questi luoghi, che sono comunque di un potenziale assembramento e che, se non sanificati, possono rappresentare un pericolo e un'accortezza che assolutamente va fatta. Poi, proseguendo, rispetto, voi sapete che il PCM va a condizionare l'apertura e la chiusura dei ristoranti. Voi capite che al di fuori di un ristorante, se io dovessi andare sul ristorante, prendo due bottiglie di birra e le consumo con degli amici fuori, all'aperto vado a vanificare la misura che è stata presa all'interno. Dopo, allora abbiamo messo delle misure anti-assembramento ai fini sempre del contenimento del virus. Praticamente è vietato il consumo in assembramento di cibi e bevande nei luoghi pubblici in prossimità di attività commerciali. Che significa? L'ho spiegato poc'anzi, credo che sia facile. Non è che è vietato se uno deve mangiare un panino e bere una bibita da solo, o può fare. In assembramento non si può fare. Quindi, quando si dovesse essere in gruppo all'aperto in luoghi, piazze, nelle vicinanze di attività commerciali, non si può fare utilizzo e uso di cibi e bevande. Poi c'è la chiusura alle ore 21, l'apertura, è consentita l'apertura dalle ore 8 alle ore 21 nei rispetti delle linee guida approvate delle sale giochi e bingo. C'è la riduzione del riempimento non superiore al 60% il coefficiente del 60% per il trasporto pubblico locale. Giustamente mi ricorda l'assessore Castelli che era all'80% viene portato al 60%. Poi praticamente per le attività sportive, che sono le palestre, le piscine, si raccomanda l'utilizzo del distanziamento, la sanificazione e il numero consentito di presenze in queste attività, anche in questo caso per non creare assembramenti che possono essere pericolosi nell'espletamento delle reciproche attività sportive. Chiaramente c'è la regola del distanziamento e mi sembra di aver detto tutto. Quello che devo aggiungere è che su questa ordinanza c'è praticamente l'intesa prevista del Ministero della Salute e c'è un contesto epidemiologico che chiaramente praticamente è quello che è la relazione che ci è stata data dal nostro Dipartimento della Salute. Un contesto epidemiologico, come dicevo, che denota una forte ascesa negli ultimi giorni, che seppur un numero di asintomatici elevatissimo richiede la massima attenzione e le massime precauzioni. Quello che è il nostro appello, che credo che possa essere e debba essere il più possibile condiviso con tutti,
è quello di raggiungere un livello di autodisciplina importante di ognuno di noi, cioè metterci in condizioni di rispettare, sembra banale, sembra ripetitivo, però è essenziale. Nella lotta al contagio è essenziale il rispetto delle più elementari norme di distanziamento, norme di indossare la mascherina, norme di sanificazione dei luoghi che sono occasione di incontro di più persone, norme di igiene personale rispetto alle mani, rispetto all'utilizzo, no, di oggetti condivisi. Laddove siamo cercati, la ratio dell'ordinanza è cercare di intervenire laddove non è possibile da soli andare a garantire il rispetto di queste regole, quindi al di fuori appunto nelle piazze, nei parchi, nelle strade, nelle vie e nei trasporti pubblici locali, raccomandando a tutti la massima attenzione, perché il rispetto di queste norme, il rispetto di questi comportamenti veramente può essere importante per cercare di abbassare la curva epidemiologica e quindi anche tutto quello che ne consegue, che è in termini di non sovraccaricare il sistema sanitario regionale e in termini di non discongiurare misure che poi possono diventare assolutamente più stringenti se la curva non riesce a piegare. Questi sono aspetti essenziali, come abbiamo detto più volte, e quindi ci appelliamo al buon senso, al senso di responsabilità di ognuno in forma singola, in forma associata. Un'ultima cosa, prima abbiamo raggiunto un accordo col CONI, con la Federazione Gioco Calcio regionale, la settimana prossima cercheremo un incontro con le altre federazioni. Voi sapete che erano in prossimità l'inizio dell'attività per i tornei di calcio e di calcio a 5. Abbiamo raggiunto un accordo di spostare di alcune settimane l'inizio di alcuni campionati, nello specifico già la Lega, la Federazione regionale aveva annunciato per di una settimana, noi abbiamo aggiunto altre due settimane per vedere l'evoluzione della curva epidemiologica. Si tratta di un, e ringraziamo le autorità sportive, le organizzazioni sportive per aver raggiunto questo accordo con noi, hanno dimostrato grande senso di responsabilità, grande maturità, grande condivisione di un momento dove oggettivamente la collaborazione e la reciproca comprensione può diventare l'arma in più per la lotta al Covid e al coronavirus. Quindi i campionati di prima categoria, seconda categoria e terza categoria già non iniziavano, non inizieranno quelli, il calcio C5, C2 e C1, saranno posticipati alcune settimane al fine di vedere quello che sarà l'andamento della curva epidemiologica. Con loro ci rivedremo e cercheremo di capire il da farsi insieme. Se ci sono domande, ci sono domande. Da quando si comincia? Guardate, si comincia da questa sera, da domani in sostanza, da mezzanotte. No, la scuola c'è un giorno. Primo articolo, perché cioè quello che riguarda appunto la scuola inizierà sabato mattina, perché comunque gli istituti hanno bisogno di 24 ore per organizzare la didattica a distanza. Sono in grado di gestirla. E diceva, avrà valenza 3 settimane più o meno? Avrà valenza, se non sbaglio, fino al 13, mi sembra, fino al 15, che è domenica 15, perché vogliamo valutare l'andamento della curva e cercare di capire come riusciamo a organizzare migliorando l'offerta del trasporto pubblico locale. Perché se noi riusciamo a potenziare il trasporto pubblico locale, ad esempio per l'attività della scolastica si può tornare tutti in presenza. Per le scuole invece sarebbe venerdì a mezzanotte, quindi praticamente. Per le scuole domani ci sarà una giornata normale, dopodomani ci sarà la didattica a distanza. Inizia sabato mattina. Ma avete una stima di quante corse in più di trasporto pubblico? No, guardi, abbiamo ad ora no, stiamo cercando con i nostri uffici e con tutte le parti che sono in causa di comprenderlo, per capire la disponibilità dei mezzi e anche per capire il costo aggiuntivo. Ci aggiungo che le disposizioni sul trasporto pubblico locale, che limitano al 60% della capienza all'afflusso, opereranno dopo 4 giorni dall'attivazione delle DAD.
così le aziende potranno verificare qual è l'influsso positivo in termini di riduzione delle presenze in quei 4 giorni. Da lì le aziende dovranno optare, d'intesa con noi, gli eventuali incrementi di mezzi per poter auspicabilmente ritornare alla scuola in presenza. Però abbiamo voluto proprio posticipare l'attivazione del 60% così di 4 giorni sia chiara la valutazione degli effetti. Quindi anche questo partirà solo tra 4 giorni. Sì, perché non va sottovalutato il fatto delle 3 classi superiori che vengono di fatto dimezzate, ci sarà indubbiamente un minor movimento di studenti. Esattamente. Quindi in questi 4 giorni anche le società stesse di trasporto potranno rendersi conto del minor o maggior impatto che possono, diciamo così, sostenere e vedere cosa riescono a mettere in campo per farvi fronte. Quindi le prime classi delle superiori vanno regolarmente? Le prime due classi delle superiori saranno la seconda. E poi ovviamente sono, diciamo, esonerati da questa previsione gli alunni disabili che appunto sono affetti da BES ovviamente e anche coloro che non hanno la possibilità di avere una copertura internet in casa, perché noi abbiamo anche, no, dei comuni, dei piccoli comuni, piccoli borghi, dove purtroppo ancora ad oggi non c'è la connessione con internet. Ovviamente sarà una misura, cioè un numero ridotto di ragazzi, però questa è una cosa appunto che poi dopo gestiranno direttamente gli istituti scolastici, proprio perché il diritto all'istruzione non deve venire meno in queste 3 settimane. E nessuno appunto deve essere privato di uno dei diritti primari. Scusate, per quanto riguarda i controlli, tutto sull'attività che riguarda mobilità, ristoranti. Ma guardi, non vogliamo toccare attività commerciali, no? Il concetto è di regolamentare l'accesso in luoghi che sono chiusi e che potrebbero creare assembramento e cercare di evitare all'interno di quei luoghi comportamenti che possono permettere al contagio di continuare a salire. Quindi questo riguarda i grandi centri di distribuzione e i centri commerciali. Poi la questione della norma anti-assembramento serve per evitare che nella chiusura degli esercizi commerciali e soprattutto nei pressi di esercizi commerciali, ma comunque in luoghi pubblici, ci possa essere un assembramento ravvicinato di più, il consumo di alcol e o di cibi, perché che tenderebbe a vanificare il sacrificio che fanno le attività chiudendo a mezzanotte. Non so se ci comprendiamo. Se un bar chiude a mezzanotte, ma si preleva delle bibite prima e poi si continua a fare assembramento fuori, allora tanto vale la pena tenere aperto il bar. Ecco, quindi il contagio non è... Però voglio dire, i controlli che siete messi d'accordo, un conto è un controllo, un conto è che ci sia, perché dopo la gente fa come gli pare. Vuol dire, come voi sapete, abbiamo... Le forze di polizia sufficienti per affrontare questo tipo di... Ma guardi, come voi sapete, abbiamo fatto un incontro con tutte le prefetture della nostra regione. Stiamo cercando chiaramente di coordinare i controlli, che non hanno una volontà vessatoria, ma oggi le regole vanno rispettate per evitare appunto che si vanifichino gli sforzi che stiamo facendo, che comunque gli sforzi si stanno facendo ed è giusto che non ci siano comportamenti che tendano a vanificarli, ma anzi addirittura a rischiare di compromettere ancora di più gli sforzi che stiamo facendo. Quindi noi crediamo che con una serie di accorgimenti si possa assolutamente ridurre l'impatto della crescita del contagio. Cerchiamo di mettere in campo noi tutte quelle misure che non hanno un impatto economico, ma che vanno a regolare e determinare alcuni comportamenti che anche in maniera distratta potrebbero essere fautori della crescita della condizione epidemiologica nella nostra regione. Esiste una soglia, come fatto per esempio dalle Luche in Campania, oltre alla quale potrebbero scattare misure più restrittive, seppure il quadro è diverso e parliamo molti positivi asintomatici, cioè c'è una soglia entro la quale bisogna stringere la cinghia?
Guardi, io penso e spero, voglio sperare di no. La valutazione dell'andamento epidemiologico noi lo teniamo sotto controllo tutti i giorni. Una settimana fa nella nostra regione non c'erano le condizioni per fare un'ordinanza del genere, perché seppure si era registrato un aumento, non era un aumento molto troppo significativo. Era una situazione molto sotto controllo che avrebbe potuto alla lunga determinare un'ordinanza del genere, però la nostra era una delle regioni che aveva fino a pochi giorni fa, forse una settimana fa, già una piccola crescita importante si rilevava. Però io ricordo quando ad esempio ero a Assisi, si sentiva parlare, quindi il 3-4 di ottobre, parliamo di pochi giorni fa, avevamo un numero di contagi veramente irrisorio rispetto alle altre regioni. Oggi c'è un'impennata significativa che ci costringe a dover prendere dei provvedimenti. Quanto è il limite? Ma guardi, molto dipende, credo, dall'andamento degli asintomatici, dei sintomatici, dei ricoverati, delle terapie intensive, e chiaro è anche all'esponenzialità della curva. È una situazione che non possiamo prefigurare oggi, perché abbiamo solo l'esperienza, dire solo l'esperienza è già di suo, però abbiamo l'esperienza della primavera, ma era un'esperienza completamente diversa, perché in primavera non c'era la ricerca dell'asintomatico. L'asintomatico praticamente non veniva scoperto se non in rarissimi casi. In primavera c'era un grandissimo tasso di positività che erano sintomatici e si recavano all'ospedale o si recavano nelle strutture per appunto sottoporsi a tampone, perché aveva sintomi evidenti. Quindi in questa condizione oggi noi stiamo cercando di tracciare, come voi sapete, tutti i casi, tutti i contagi che sono stati nei casi dei tamponi positivi, si ricerca di risalire ai contagi, ai luoghi, insomma c'è una condizione diversa.